Beh, una sentenza che è andata forse oltre le previsioni di tanti, visto che la conferma della condanna era data un po' per scontato, tutto si giocava proprio sul riconoscimento delle attenuanti generiche a Rudy Guédé che in primo grado gli erano state negate, c'erano solamente le aggravanti della violenza sessuale e dei futili motivi. Ecco, questa volta la Corte d'Assise d'Appello di Perugia ha riconosciuto anche le attenuanti generiche dovute alla giovane età dell'imputato, al fatto che fosse incensurato, al fatto che non ci fosse alcun collegamento tra lui e l'arma del delitto. Quindi in questo caso attenuanti e aggravanti si equivalgono, per questo è arrivato uno sconto di pena notevole, praticamente, come dicevi, quasi dimezzato, da 30 si scende a 16 anni. La richiesta della difesa era quella dell'assoluzione, l'accusa voleva la conferma invece dei 30 anni per Rudy Guédé, che, lo ricordiamo, si è sempre professato innocente, ha ammesso la presenza in casa di Meredith Kercher la sera del 1 novembre, ma ha sempre negato ogni responsabilità. Ecco Roberto, secondo te a questo punto si riapre anche il discorso, ricordiamo, per gli altri due accusati e condannati in primo grado per l'omicidio della studentessa inglese, mi riferisco a Raffaele Sollecito e Amanda Knox, condannati in primo grado, anche per loro forse l'appello a questo punto potrebbe prendere una piega differente alla luce di questa sentenza? Assolutamente sì, anche perché diciamo che gli indizi a carico dei tre erano completamente differenti, nel senso che contro Rudy Guédé c'erano delle prove inoppugnabili della sua presenza sulla scena del delitto, mentre quelle contro Amanda Knox e contro Raffaele Sollecito sono state duramente contestate, si è sempre parlato di un processo indiziario, diciamo, erano molto più labili, quindi a questo punto si riaprono i giochi, anche se bisogna dire che Rudy Guédé ha ottenuto anche uno sconto di pena per il fatto di aver ottenuto per aver chiesto il rito abbreviato, cosa che invece i due ragazzi non hanno fatto optando per il rito ordinario, ma se ne parlerà comunque tra circa un anno quando si aprirà l'appello per i due ragazzi.